Buongiorno a tutte. Oggi è un video un po' diverso dal solito, è un video di presentazione filati. Chi mi segue sui social sa che sul sito di Uncinettando con i filati e presso la merceria Coletti sono arrivati dei filati nuovi invernali della Mistrico. In totale sono 5 e io voglio mostrarveli tutti in tutti i colori, anche se di un articolo mi mancano due colori, me li sono dimenticati in negozio, però non vi preoccupate perché sul sito ci sono tutti. Allora, direi di andare di corsa perché altrimenti questo video, come al solito, durerà tantissimo e io invece voglio essere breve, concisa e mostrarvi soprattutto i filati. Come primo filato che voglio mostrarvi è questo che si chiama Ispanico. Vi faccio vedere già la cartella colori e il progetto di Giuliano Marelli. Allora, è bellissimo. Premetto, il gomitolo è questo qui. Non è sfizioso? Troppo carino, sembra uno di quei tubi dove, almeno per i giovani, quelli se avete figli soprattutto lo sapete, che sono delle casse musicali. Trovo questo gomitolo veramente molto molto sfizioso. Ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 100 metri e c'è, lo vado a leggere perché altrimenti non mi ricordo, ed è formato dal 45% lana merinos, 40% micofibra, 15% polliammide. Io ho diversi colori, qui ve li faccio vedere, c'è questo che è il colore lilla, c'è questo che è il colore, scusatemi, sì, lilla, c'è questo che è il colore petrolio. Io adoro questi due colori, ma devo ammettere che sono rimasta piacevolmente colpita anche da altri due colori, che sono il blu e questo tortora, che trovo veramente carini, ma come vi ho detto, come vi ho fatto vedere anche nella foto di prima, ve la rimetto, ci sono anche altri colori, c'è il rosa antico, c'è il marrone e c'è anche un celeste. Allora, con questi filati che cosa si può fare? Marelli ha fatto un bellissimo maglioncino. Io sicuramente con o l'ottanio o il blu andrò a fare una copertina per bambini, per neonati, vorrei regalarlo a una mia amica, quindi farò sicuramente una copertina, ma credo che utilizzando il marrone, forse unendolo anche al lilla, cioè scusatemi, il tortora, unendo anche al lilla, potrei realizzare una bella giacca. So che molte di voi aspettano il cappottino, sia ai ferri che all'uncinetto, con il cappuccio. Questo come filato lo vedo perfetto per fare il cappottino all'uncinetto con il cappuccio. Quindi penso che opterò per questi colori. Sono ancora un po' decisa, ma naturalmente poi vi farò sapere. È un filato veramente bellissimo. Io lo trovo molto morbido ed è molto ritorto, quindi perfetto per poter fare appunto un cappotto. Quindi questo è il primo articolo. Secondo articolo, scusatemi, devo sparire che ogni tanto mi cadono le cose. Il secondo articolo che vi voglio mostrare è il mio preferito in assoluto. Si chiama Giugiola. Anche in questo caso Marelli ha fatto un bellissimo maglioncino e questi sono i colori presenti sia sul sito che in negozio. Sono uno più bello dell'altro, adesso ve li voglio far vedere e vi dico anche la composizione. Allora, ogni gomitolo è da 50 grammi, misura 130 metri ed è questo. È un po' peloso, ha queste tonalità molto invernali, molto autunnali. Bellissimo, cioè sono dei colori adattissimi proprio per questa stagione ed è il formato, lo vado a leggere, 62% poliestere, 25% lana merino, 8% microfibra PC e 5% mohair. È morbidissimo, io lo adoro e con questo filato vi dico già che sicuramente farò un vestitino, anche perché, oh, scusatemi, il mio gesticolare sempre, anche perché è da tanto che non faccio dei vestiti, quindi sicuramente un vestito con questo filato lo andrò a fare. Devo scegliere ancora il colore, ma penso che opterò per questo che è il rosa antico. È molto carino e secondo me un vestito con questo colore è veramente carino. Ma altri due colori che io vi consiglio, questo è il grigio cielo ed è molto bello anche questo, ma io vi consiglio altri due colori che sono veramente spettacolari e sono il nero, che so già che mi direte di non fare il tutorial perché non riuscite a vedere, mi dispiace tantissimo perché mi piacerebbe tanto poterlo usare. E poi abbiamo il viola, il rubino, e anche il rubino è bellissimo, questo con un maglioncino di questo colore è la fine del suo. E sono i colori che più mi piacciono, però ci sono anche questi altri tre colori che sono veramente molto carini. Abbiamo questo che è il arancione, scusate, leggo per non che non vorrei dirvi un colore diverso. È carino molto anche questo. Abbiamo il naturale
E questo penso pure che lo utilizzerò per fare un maglioncino. E abbiamo anche il blu, che anche questo è veramente bellissimo. Mi piacerebbe realizzare con questo una maglia top down, in modo tale da poterci indossare sopra lo scaldacuore che ho fatto con il Pacific. Quindi questo è il secondo articolo. Terzo articolo, il New Cincilla Color. Anche in questo caso vi faccio vedere la cartella colori. Spero che si veda. È il progetto che ha fatto Maeli. Una t-shirt, c'è scritto t-shirt, sì, è molto molto bella, è molto molto morbida. Sapete, chi ha usato il New Cincilla sa quanto sia morbido. E il Cincilla Lux Color ha la particolarità di avere il Lux all'interno. I gomitoli sono un po' più piccoli, ve li faccio vedere. Eccoli qua. Perché sono aggomitolati in maniera diversa, essendo filato più sottile rispetto al mio cincillà. Però questa mini ciambella sembra così piccola, ma in realtà sono 100 grammi e sono 170 metri. E infatti Marelli il suo progetto l'ha realizzato usando 4 di questi gomitoli. E vedete all'interno il Lux. Non è spettacolare? Ci sono diversi colori. Io adesso vi faccio vedere quelli di cui mi sono innamorata, che sono questo marrone con il beige e questo che se non mi sbaglio è il lilla, sì, lilla, bellissimo anche questo, ma ci sono anche altri colori. Quello che vi ho mostrato prima era il marrone con l'arancione, questo è il celeste, però ci sta anche un celeste più scuro che in questo momento non ce l'ho, uno di quelli che mi sono dimenticati, e c'è anche questo per fare una cosa un po' più colorata, perché so che alcuni di voi amano i colori un po' più estrosi, quindi questo è perfetto. È un giallo con il verde, che c'è anche del verde scuro, e anche questo è con il lamé, anche questo filato morbidissimo e io lo adoro. Cosa fare con questo filato? Allora, sinceramente sono un po' indecisa. Mi piacerebbe creare una t-shirt tipo come quella che ha fatto Marelli, ma anche tipo un classico maglioncino. Devo ancora un po' decidere, devo ancora un po' studiarmi i vari progetti. Poi sapete che poi uno prende un filato in mano, ha un progetto e poi ne esce tutto un altro. Invece il filato che è perfetto, per cui farò sicuramente il cappottino ai ferri, e se riesco a metterci anche il cappuccio, vediamo un po', perché questo filato è un po' particolare, quindi non so se mi ci troverei bene ad avere il cappuccio con quel tipo di filato, però sicuramente un cappottino ai ferri, ed è con il concetto color. Anche qui cartella colori, e vi faccio vedere il progetto di Marelli. Ha fatto una giacca anche lui con i ferri, con il cappuccio. Il colore che ha usato lui è questo qui, ecco, ve lo faccio vedere, che è questo che ha lo sfumato mattone, verde, e vi dico un po' come è fatto. Allora, ogni gomitolo è da 100 grammi, misura 120 metri. Ah, non vi avevo detto una cosa, il New Cincilla è 95% microfibra, 5% poliestere, Cincilla Lux, scusa, me l'avevo dimenticata. Allora, Concerto Color, dicevamo, 100 grammi, 120 metri, 46% lana merinos, 38% poliamide, 16% microfibra. Ed è questo bouclé alla fine. Io ho già addocchiato dei colori. Questo lo userò, ma per fare un poncho, perché mi piace avere un poncho, perché le sfumature, vedete dalla tabella colori, sono molto autunnali, quindi mi piacerebbe fare un poncho, e vi dico già che con questo colore io realizzerò un poncho. Mentre il cappottino sono un po' indecisa. Di sicuro non utilizzerò questi due colori, perché poi il cappottino lo potrei abbinare poco, quindi il viola e l'azzurro li userò sicuramente magari per fare qualche maglione. Ma i colori che invece sono un po' indecisa per poter realizzare il cappottino sono questi due, che sono i colori un po' più classici, un po' più abbinabili. Io adesso spesso di nero e di grigio, ma anche sul verde, e come in questo momento non mi vedete, ma sotto un pantalone verde, perché si abbina alla creazione. Quindi questo rosso sarebbe perfetto. Però se voglio abbinarlo proprio su tutto, penso che opterò per il classico grigio. In realtà c'è anche un altro colore che non mi dispiace, che è questo. Però anche qui avrei un po' più difficoltà ad abbinarlo. Il colore è veramente carino, perché abbiamo questo arancio spento con il viola, ed è molto carino anche questo, ma sono più orientata a fare il cappottino con questo.
Detto ciò, rimane un ultimo filato che io ho già lavorato in realtà l'anno scorso per la Mistrico. Quest'anno Giuseppe ha deciso di prenderlo. Non ho la slide per farvi vedere la cartella colori, però vi mostro ogni gomitolo e si tratta del Bretone. Eccolo qua. Se ricorderete, io l'anno scorso ho fatto due creazioni, il maglioncino che ho fatto all'uncinetto e quella sorta di poncho con il colore era questo, sì, il colore era questo qui, è quel poncho con ferri e uncinetto. Anche quest'anno questi li utilizzerò soprattutto per fare, non i classici maglioni, l'ho detto, questo già c'è sul canale, potete andarlo a riprendere e farlo, ma farò sicuramente un bello sciarpone, qualche cappellino, qualcosa di un po' particolare che sul sito non faccio quasi mai. In molte mi dite, ah non fai mai scialli, ah non fai mai... Cercherò di fare un po' tutto quest'anno, mi sto, come vedete, sono già partiti più video con i ferri, cercherò di variare di più sul canale. Allora, però voglio dirvi un po' la composizione. Qui ogni gomitolo è da 100 grammi in misura 135 metri ed è 65% lana merino, 20% acrilico, 15% poliestere. E sapete che è morbidissimo. Io il maglione che ho fatto l'anno scorso l'ho indossato parecchio, l'ho adorato perché è veramente molto caldo. Allora, i colori disponibili sono questo, che ha questo sfumato marrone, lilla, un grigio molto molto carino e particolare. Abbiamo lo sfumato del viola e del lilla, anche questo molto carino, ma il colore che mi ha stupito vedendolo dal vivo è questo verde. Devo dire che è veramente molto particolare e carino, diverso da quello che mi aspettavo, quindi credo che questo sarà uno dei filati che sicuramente utilizzerò. Altro filato molto carino, molto particolare, è questo che io ho definito tramonto. Infatti sul sito l'hanno chiamato filato colore tramonto perché mi ricorda i colori del tramonto. C'è questo rosso, arancione, c'è questo marrone, questo giallo del sole che cade. Quindi mi è venuto in mente, sembra il colore del tramonto, e sul sito lo trovate come colore tramonto, molto carino. Secondo me questo è una maglietta, viene un maglioncino, viene veramente veramente molto bello. E ci sono altri due colori, un altro colore spettacolare classico ma veramente bellissimo è questo oceano, perché l'ho definito oceano però in realtà sono sfumature di blu, perché vedete ha degli spruzzi anche viola, non so se si riesce a vedere, ma vi posso assicurare che dal vivo questo colore e questo sono spettacolari. L'ultimo colore è un colore classico che è quello dello sfumato grigio e nero. No, grigio chiaro e grigio scuro, il nero non c'è. Quindi questi sono i 5, scusatemi, i 5 nuovi articoli che sono arrivati nella merceria Coleti e sul sito, quindi li trovate e lo trovate in tantissimi tutti i colori che avete visto. Ci sono anche gli altri due che vi ho detto che non ho, del Cincilla Color, quindi sbizzarriamoci perché quest'inverno ho veramente tantissime idee da realizzare, quindi sono contentissima che questi filati mi daranno la possibilità di realizzarne veramente tantissimi. Noi ci vediamo al prossimo video tutorial, spero di non avervi annoiato, di non avervi fatto una testa tanta di chiacchiere, lo so, sono logorroica alcune volte, però ci tenevo tantissimo a mostrarvi. Detto ciò, un bacio a tutte, ci vediamo alla prossima!